questo cominciamo? Un po' di metallo molesto, ma molto godurioso, almeno per i gusti delle mie orecchie. Loro sono i Luther Blissett che si esibiranno questa sera. Già anche Andrea alza le corna in maniera metallica per inneggiare i Regas, appunto, che saranno questa sera al Bar Wolf a esibirsi, insomma, quindi il Bar Wolf che si dedica ad una programmazione insolitamente rock per la sua tradizione, ma quest'anno è così. Quindi loro, appunto, Luther Blissett. Ma veniamo a noi, diamo il benvenuto ad Andrea Gianessi, oggi accompagnato da un grande percussionista che si chiama Marco Emilio Metti. Marco Emilio Metti, grande. Esatto. Sono io, allora, ciao. Congas, che congas monti? Queste sono congas della Deep. Della Deep, una delle più storiche marche di... Storica. Di vetroresina. Se no, legno. Legno laccato. Bene, allora, adesso veniamo a... c'è un pulsantino lì sopra, prova a vedere, casomai facciamo prima, fai tu prima che non finisca. Ok. Ho microfonato i nostri due baldi suonatori. Andrea Gianessi, appunto, abbiamo ascoltato all'inizio da Via della Seta, suo album di esordio, una delle canzoni che però è stata, diciamo, registrato ormai 30 anni. Ormai è un album abbastanza datato, si potrebbe dire, per i tempi moderni. È uscito nel 2011. Quasi come Led Zeppelin 1. Esatto, sì, sì. Un album storico, classico, ormai in tutte le discografie, anche Rolling Stones Italia l'ha messo nei primi 100 dischi. Beh, insomma, però devo dire che comunque l'hai portato in giro parecchio, voglio dire. Sì, sì, lo stiamo portando in giro perché ci piaceva. Tre anni intensi di disseminazione, sì, di allora, Via della Seta. La cosa principale è perché io cambio formazione praticamente a ogni concerto. Adesso, ultimamente abbiamo trovato una stabilità. Ma nel senso che sei nervoso, litighi con tutti? No. Sei anzi, molto esigente? Nessuno lo sopporta, però. O ti piacciono i musicisti traditori? Non gliel'avevo ancora detto. No, diciamo che mi piace cambiare le sonorità, questo è infatti quello su cui stiamo lavorando adesso, in questo momento, tra l'altro proprio con Marco al lavoro su tutte le batterie e percussioni varie. È un disco che sarà molto diverso da quello che è uscito nel 2011 e appunto sarà una netta sorpresa rispetto al Via della Seta, un'inversione di tendenza, direi. E quindi sì, comunque abbiamo girato con il tour legato alla Via della Seta per un bel po' di tempo, stiamo tuttora girando con quello finché almeno non saranno pronti e definitivi i brani nuovi da proporre, insomma. Benissimo, e quindi sei qui un po' per anticipare quello che farai anche due sera, non l'album, quello che farai il due sera. Esatto, quello che farà il due sera è esattamente sarà. Non mi permetterai mai di chiedere una cosa del genere, quello che farai il due sera. È top secret ancora. Cioè, insomma, fa la Via della Seta. Esatto, però la Via della Seta è in un'altra forma che qui a Bologna non ha mai sentito ancora. Allora, fateci sentire un po' queste sonorità nuove che siete andati a definire. Perché appunto le congas finora non erano mai entrate nel... No, infatti era più sull'asiatico, sì, finora... che sul latino, insomma. Esatto, no? Abbiamo cambiato continente. Via della Seta, del resto, insomma. Questa sarà la via del Machu Picchu. Sì, la via del peperoncino, forse. La via del peperoncino. E quindi, insomma, sì. Il viaje, no? Come, insomma, forse il viaggio più famoso, no? Attraverso le Ande di Che Guevara. Comunque sempre di viaggio si tratta, viaggio. Perché comunque il concetto della Via della Seta era... Bando alle ciance! Suonate! Ok, allora siamo in tempo di elezioni, tra l'altro oggi è una giornata topica e quindi partirei con un brano che con le elezioni c'entra, che si chiama Precaria Primavera. Thank you.
asteroide stupisce, se l'immondizia si sommerge e riemerge la coscienza di una terra offesa a mare. La pensione e le idee sono atti da sé, da cambiare in continuazione. La porto in autunno e precaria primavera, la porto in autunno e precaria primavera, la porto in autunno e precaria primavera. Abbiamo spesso parlare di riforme elettorali, abbiamo spesso parlare di riforme. Il cavallo di battaglia di Andrea Giannessi. Sì, sì, questa. Giannessi, sono una, con una N. Sono una N e due S. Infatti, mi sa che il prossimo album lo intitolerò così: una N e due S, perché è una cosa di. Il prossimo album dovrei parlare dei precari in autunno. Giannessi. No, si spera che i precari nel prossimo album non c'entrino. Non ci siano, siano tutti scomparsi. Tutti in Sardegna, deportati. Sempre in Sardegna insieme a Giancarlo Palermo, che magari è tanto ascoltato. Beh, insomma, la Sardegna non è più quel luogo di confino di una volta. Ma la villa pure quello là. Qualcuno è nostalgico, ha detto che è un luogo di turismo, cos'era, una villeggiatura. Sì, sì, vabbè, così. Qualcuno lo diceva, ma sai, è un giorno particolare, no? Siamo come in chiesa. Ah, siamo in par condicio? Non è che siamo in par condicio, siamo in silenzio elettorale. Cazzo, allora. Cioè, non è che se lui dice una cavolata io posso rispondere un'altra cavolata, non si proprio, non possono proprio per nulla dire cavolata. Ci vengono a incarcerare qua fuori, però sarebbe una cosa molto. No, nel senso che fanno 2000 euro di multa alla radio e poi te le fanno pagare a te. Ok, ma io non esisto per l'anagrafe. E sei sperso sulla via della seta. Esatto. Allora, beh, tutte le canzoni che posso fare hanno un'interpretazione doppia, si può interpretare come un semplice viaggetto sulla via della seta oppure un qualcosa di diverso, quindi per il clima elettorale va bene comunque. Ci sta. Può vuol dire tutto e il contrario di tutto. Esatto. Senza riferimenti. Senza riferimenti. Ogni riferimento a politici e persone... Assolutamente secondario. Assolutamente casuale. Sì, come no. Infatti il prossimo brano lo dedichiamo a George W. Bush. Si chiama Effetti Collaterali. E... Tanto lui non si candida oggi, quindi. No, in effetti, anche se in qualche modo c'entra sempre, non è candidato. Siamo poeti di noia, saturati di
raggi cosmici, si satura di miraggi cosmici, satura di miraggi cosmici. Chi resiste ai contagi, chi gestisce i suffragi, e maiali nervosi aspettano il turno al macello. Pubblico, c'è l'arco verde con i suoi schiavi, mi stupisco di esistere ancora, c'è l'arco verde con i suoi schiavi, mi stupisco di esistere ancora. Obiettivamente, insomma, rispetto alle tablas, una certa differenza. Una certa potenza. Cioè, vedrai pianissimo. Quando poi lui suonerà la batteria. Beh, sì, direi un suono nettamente diverso. Sì, cambia di sonorità, sì. Esatto, ci piace un po' cambiare.